Bentornato, benvenuto a questo appuntamento quasi quotidiano, caro osservatore del cielo. In questo video parleremo brevemente degli altopiani di Venere e dove si trova l'asteroide che si sta avvicinando alla Terra. Oggi è martedì 21 aprile 2020, secondo giorno della 17ª settimana, 112esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.960. Il Sole, nell'Ariete, è transitato al meridiano alle 13.13 e ci darà in pasto alle tenebre alle ore 20.07, dopo averci donato per 13 ore 47 minuti un po' di luce. La Luna calante, prossima alla fase di Luna nuova, oggi si trova nella costellazione della Balena, è passata al meridiano alle 12.11 minuti, illuminata al 3% e tramonterà alle 18.29. Il primo quadrimestre di quest'anno è stato particolarmente favorevole all'osservazione del cielo, grazie al bel tempo che ci ha regalato cieli tersi sia all'alba che al tramonto. Guardando in direzione ovest, tre quarti d'ora dopo il tramonto del sole, le sere di questa terza decade di aprile ci regalano gli ultimi raggi di luce di Venere. Questo pianeta appare meraviglioso quando domina il cielo col suo splendore, ma un mondo complesso e tormentato si cela sotto la coltre delle dense nubi che lo avvolgono. La sua superficie è ricoperta da centinaia di vulcani, decine di crateri e miriadi di monti. Solo tre sono gli altopiani, estesi quanto continenti, sono chiamati Afrodite Terra, Lada Terra e Ishtar Terra. I loro nomi derivano rispettivamente dalle divinità dell'amore degli antichi greci, degli antichi slavi e dei babilonesi. Ishtar Terra si trova vicino al polo nord venusiano ed è il più piccolo dei tre. Lada Terra è prossima invece al polo sud, mentre Afrodita Terra si estende sull'emisfero sud in prossimità della zona equatoriale. È il più esteso degli altopiani con un'area paragonabile a quella dell'Africa. Oggi la notte astronomica comincerà alle 21.57. Stanotte andiamo a caccia dell'asteroide di cui parlano i media in questi giorni. È l'asteroide 52768 1998 OR2. Venne scoperto nel 1998 grazie a NEAT, un programma di ricerca degli asteroidi prossimi alla Terra. 1998 OR2 ha un diametro stimato dagli 1,8 ai 4,1 km e non colpirà la Terra, almeno per ora. Per dimostrarlo, facciamo un salto sull'asteroide e seguiamo la sua rotta di avvicinamento verso il nostro pianeta. Quando raggiungerà la minima distanza, si troverà a circa 16 volte la distanza che separa la Terra dalla Luna. Dopodiché si allontanerà e tornerà in prossimità dell'orbita della Terra tra 3 anni e mezzo. Ma come si va a caccia di un asteroide? La tecnica è abbastanza semplice, almeno in linea di principio. Si fanno tante fotografie distanziate nel tempo in una certa regione di cielo e si osserva se c'è qualche puntino che si muove rispetto alle stelle. In realtà questa tecnica permette di trovare non solo gli asteroidi, ma anche comete, pianeti nani e in generale tutti i corpi del Sistema Solare. Una volta trovato qualcosa che si muove, lo si segue per studiarne le proprietà, tracciarne il percorso e determinare l'orbita in modo preciso. 1998 OR2 è seguito e studiato da ben 32 anni e la distanza minima dalla Terra che raggiungerà è conosciuta con un'alta precisione. Il 29 aprile 2020, alle ore 11.56, passerà a circa 6.200.000 km da noi. Ma dove si trova in cielo questo asteroide? Alla mezzanotte di oggi l'asteroide si troverà nella costellazione del Cancro, in prossimità della linea che congiunge Regolo nel Leone e Procione nel Cane Minore. Nei prossimi giorni 1998 OR2 si muoverà rapidamente verso le costellazioni del Sestante e poi dell'Idra. I prossimi saranno i giorni ideali per tentare di osservare questo asteroide con un telescopio amatoriale di medie dimensioni, poiché avvicinandosi alla Terra la sua brillantezza sta aumentando. Ma avremo modo di parlarne anche nei prossimi video. La notte astronomica finirà alle 4.28. Domani i tre pianeti del mattino saranno soli soletti verso sud-est, senza la Luna a far loro compagnia. Marte, oramai a più di 10 gradi di distanza da Saturno, sta incrementando sempre più la sua brillantezza e continuerà a farlo anche nei prossimi mesi.
Il motivo è che il nostro pianeta, muovendosi più velocemente di quanto lo faccia Marte sulla sua orbita, si sta avvicinando a lui. E più un pianeta, ma in generale qualsiasi oggetto, è vicino, più ci appare grande e luminoso. La Terra e Marte saranno alla minima distanza nella seconda metà di ottobre. Iscrivetevi al canale per non perdere l'appuntamento con Marte e anche la grande congiunzione tra Giove e Saturno nella seconda metà di dicembre. Domani il Sole sorgerà alle 6:18, mentre la Luna lo seguirà alle 6:25. Io sono Luca, vi ringrazio per aver guardato questo video, se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. E come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.